Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo tutorial. Allora, oggi guardiamo insieme Come Together dei Beatles. Mi raccomando, ricordatevi il PDF che trovate al link qua sotto, troverete le parti che guardiamo in questo tutorial. Partiamo subito. Nel primo quarto abbiamo due ottavi semplici sulla cassa, uno e. Secondo quarto, allora. Lo dividiamo in ottavi, sul primo ottavo terzina di sedicesimi e poi sul secondo ottavo semplice colpo, sempre sul Charleston. Terzo quarto, sestina di sedicesimi, quindi tre colpi sul primo tom e tre colpi sul secondo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ultimo quarto, abbiamo la stessa figura che abbiamo suonato prima sul nostro Charleston, quindi una terzina di sedicesimi sul primo ottavo e poi il secondo ottavo chiudiamo con il semplice colpo. Ok, ascoltiamolo tutto nell'insieme e vediamo che cosa salta fuori. 1 e 2 e 3 e 4 e. Allora, una leggera apertura sull'ultimo colpo del Charleston e il gioco è fatto. Ok, allora passiamo alla strofa, cassa in ottavi e rullante insieme al timpano sul quarto. Ok, prima del ritornello o in questo caso prima di riprendere dalla parte introduttiva, abbiamo una figura con cui lavoriamo solo con la cassa. Allora, sul primo quarto avremo ottavo puntato e ultimo sedicesimo, poi cassa sul 2, ripetiamo la stessa figura sul 3 e sul 4. Queste sono le parti principali. Poi il ritornello molto semplice, Charleston in quarti, cassa sull'1 e sul 3 e rullante sul 2 e sul 4. Ok, adesso di tutte le parti che abbiamo visto le proviamo a mettere a metronomo. La velocità giusta del brano è 84 bpm. Seconda parte. Parte. Ok, queste le parti principali di questa fantastica canzone. Non vi resta che esercitarvi, ascoltatevi il brano e che dire. Buon groove come sempre. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ragazzi, a prestissimo. Ciao!